benvenuti al Cinema Teatro Astra. Si sente? Sì, ok. Allora, torniamo questa sera alla ventunesima edizione di questa rassegna culturale, che è una rassegna culturale per Misano molto importante e evidentemente anche molto attesa. Puntualmente ogni anno riproponiamo questa rassegna con un tema che di volta in volta è diverso e cambia. Quest'anno abbiamo scelto un tema di grande attualità e di grande interesse pubblico. Il tema è una parola chiave, il denaro. E lo affronteremo da più punti di vista, quello filosofico, psicologico, economico e anche politico. Alcuni ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio tutti voi per essere qua questa sera. Ringrazio lo staff della Biblioteca Comunale, l'associazione Fuori Orario per la parte video, audio e luci, Fotolab per le riprese video, tutte le testate giornalistiche locali che queste settimane e in questi ultimi giorni hanno pubblicato appunto degli articoli inerenti a questa rassegna, e quindi Il Resto del Carlino, Il Corriere di Romagna, La Voce, Il Nuovo Quotidiano, La Piazza e anche il Caro TV, che nelle prossime settimane manderà le registrazioni di queste serate. Già l'anno scorso e già gli anni precedenti abbiamo avuto questa felice collaborazione, e in particolare ringrazio la direttrice Simona Mulazzani. Un ringraziamento va anche alla provincia di Rimini e all'assessorato alla cultura. E vi segnalo che domani sera qui al Cinema Teatro Astra avremo una novità. Inizieremo una collaborazione con una compagnia teatrale, Atti Matti, e proporremo uno spettacolo di improvvisazione teatrale. È la prima volta che si esibiscono qui a Misano. Vi ricordo che tutte le novità, tutte le news inerenti il Comune di Misano saranno caricate di volta in volta sul sito istituzionale misano.org, che vi invito a guardare. Bene, ora lascio la parola a Gustavo Cecchini, il curatore di questa rassegna. Buonasera a tutti. Bene, buonasera, sarò molto breve e vi ringrazio insomma per la presenza sempre così numerosa. Ci scusiamo se alcune persone non potranno assistere alla lezione del professor Galimberti, ma sappiamo che quando arriva Galimberti si muove il mondo. Il tema di quest'anno, come diceva l'assessore, è un tema molto forte, è un tema che morde davvero sul nostro tempo. Infatti parliamo di denaro e abbiamo scelto un titolo molto forte per pubblicizzare questa rassegna, ed è una frase che Martin Lutero disse a proposito appunto del denaro. Lo definiva lo sterco del diavolo, e noi ne abbiamo anche dato una declinazione particolare con questo sottotitolo: il denaro che fa girare il mondo. È indubbio che nel mondo d'oggi denaro, no, sembra la principale misura del valore individuale, ma anche l'elemento centrale della vita sociale e politica. Come sapete, non si tratta certo di un fenomeno, come dire, esclusivamente contemporaneo, perché la ricchezza è da sempre al centro delle riflessioni e delle preoccupazioni umane, dalla più lontana antichità sino ai nostri giorni. Il denaro è una presenza pervasiva nella vita quotidiana, un pensiero sempre più ossessivo in tempi di recessione come quelli che stiamo vivendo. È un motore occulto della maggior parte delle nostre azioni. Il denaro sembra essere diventato, come dire, la misura sia delle cose che dell'uomo. Ed è proprio partendo da queste considerazioni che abbiamo costruito quest'anno la nuova rassegna filosofica. 8 incontri tra ottobre e novembre, che vedranno ospiti illustri alternarsi qui al Cinema Teatro Astra di Misano, affrontando appunto il tema del denaro sotto diversi punti di vista, no? Dai suoi riflessi psicologici alla sua rilevanza sociale, senza distogliere lo sguardo al presente e alle difficoltà che stiamo attraversando. Sarà anche un'occasione di approfondimento per a cavallo tra la filosofia, politica e l'economia,
per comprendere meglio il nostro tempo, per guardare con un po' di ottimismo, se è possibile, e con una maggiore consapevolezza al futuro. Questo lo faremo ovviamente attraverso la voce dei filosofi, sociologi, uomini di cultura e economisti, nell'intento di aiutare a leggere la crisi globale che sta attraversando il mondo, per comprendere le ambiguità del presente e anche, se possibile, per ritrovare un'etica economica perduta. Questa sera iniziamo con Umberto Galimberti, uno dei filosofi italiani, sapete, più seguiti, stimati e apprezzati, e entreremo subito, come dire, in medias res, perché Umberto Galimberti parlerà del mercato, in particolare del feticismo del mercato. Venerdì prossimo avremo un dialogo tra un filosofo, Carlo Sini, e un economista, Luigino Bruni, sul rapporto tra verità e denaro, la verità in contanti. Metteremo il denaro sotto la lente di ingrandimento, sul letto dello psicanalista, con Vittorino Andreoli, il suo Denaro in testa, che è fra l'altro il titolo di un famoso libro di Vittorino Andreoli. Con Marco Guzzi invece faremo un viaggio di carattere antropologico, partendo dal concetto di rapina e di dono. Poi abbiamo l'incontro con il politico Walter Veltroni, che non sarà più venerdì 1 novembre, proprio questa mattina ce l'ha comunicato, lo posticiperemo, sarà a fine del ciclo, quindi dopo Salvatore Natoli. Vi daremo la data definitiva entro la settimana prossima e ve la comunicheremo via mail a chi ci lascia le mail per le comunicazioni. Gli ultimi tre interventi sono con Walter Siti, scrittore che dice, ha vinto di recente il premio Strega con quel bel romanzo Resistere non serve niente, dove mette in rapporto la finanza con la realtà. Penultimo appuntamento con il sociologo Franco Cassano, che ci parlerà dell'ambivalenza del concetto di denaro, e chiuderemo con Salvatore Natoli, che ci parlerà di ricchezza e povertà in un mondo, come sapete, dove i ricchi sono sempre più ricchi e sempre di meno, e i poveri sono sempre più poveri e sempre di più. Ma ora iniziamo, prima di dare la parola a Umberto Galimberti, come al solito, una lettura a cura di Alessia Canducci. Capitali immensi, la cui origine sfugge spesso alla percezione oggettiva, fluttuano, si nascondono nelle pieghe delle istituzioni, dei prodotti finanziari, per generare altro denaro e sempre più potere. Non finanziano i commerci o le industrie o la vita collettiva. Questi immensi capitali, protetti da feroci guardiani, distruggono l'esistenza di tutti coloro che direttamente o indirettamente vi si avvicinano, nell'illusione di riscattare ogni errore, ogni frustrazione, ogni delusione, di realizzare ogni sogno. Quel denaro emana un odore acre, che riflette l'origine e il motivo per cui è stato creato. Spesso diviene un mezzo per realizzare quell'enorme trasferimento di ricchezza che è in corso da almeno tre decenni. Da un lato ci sono coloro che accumulano quote ingenti di aziende o transazioni finanziarie giocando allo scoperto, creando denaro attraverso i debiti. Dall'altro ci sono i comuni mortali, che possono comprare beni solo se si indebitano. Questi ultimi comprano beni che arricchiscono i possessori delle grandi aziende, gli azionisti, che spesso hanno comprato azioni senza avere i soldi per farlo, creando un debito che può essere appianato, ma anche venduto ad altri,
creando una catena infernale in cui si può giungere a guadagnare anche attraverso operazioni di collocamento di debito. Il comune mortale continuerà a fare debiti per consumare, e gli altri continueranno ad accumulare ricchezza realizzando profitti sui beni venduti. Le banche d'affari, a loro volta, generano altre operazioni, guadagnando cifre impressionanti per ricollocare i debiti sul mercato. Alla fine dei conti, è il comune mortale a pagare i debiti accumulati dalle banche e dagli operatori finanziari, sotto forma di tasse e di servizi sempre più scadenti e inaccessibili. Infatti, questa migrazione del debito ha prima messo in crisi le banche, poi queste sono state salvate dagli stati che a loro volta, per far fronte al debito, debbono rivolgersi ai cittadini, aumentando le tasse, abolendo l'assistenza sanitaria per tutti, tagliando i fondi alle università o agli asili, per ridurre la spesa e avere i soldi necessari a salvare il sistema. Oggi non è più possibile fare come Vespasiano. Non possiamo lasciare scivolare le monete in una latrina e fingere di non avvertire il cattivo odore. Il denaro oggi è un bit elettronico, un'unità di misura, una traccia indelebile su un programma di computer. È il sudore dei comuni mortali per possedere quelle poche cose che non saranno mai veramente loro, ma solo una vana illusione. Pecunia. Olet. Da Pecunia Olet, Michael Pert, epilogo. Allora, da questa lettura avete avuto il quadro irreversibile. Solo che di questa irreversibilità noi non ci crediamo, perché da buoni cristiani teniamo a pensare che il futuro ci riserva una qualche salvezza. Abbiamo quelle parole inutili che si chiamano speranza, auspicio, augurio, auspico, spero, mi auguro, che sono parole della passività. Non sta in piedi questo microfono. E però la situazione è esattamente questa che abbiamo sentito, e quindi anche quello che andrò dicendo sarà in quel segno. Ci domandiamo perché i ricchi devono diventare sempre più ricchi. Marx l'aveva detto con chiarezza: il ricco non è avaro, è feticista, quello che è collezionista, gli interessa, come uno colleziona i francobolli, colleziona le farfalle, così colleziona il denaro. Una nevrosi che appartiene all'1% dell'umanità e che disfa il 99% delle condizioni umane. Questa sera parliamo del feticismo del mercato. La parola feticismo è una parola che hanno inventato, introdotto gli illuministi, gli antropologi illuministi, alla fine del Settecento, a proposito del valore delle merci, del valore dei beni, che non era legato al valore oggettivo della cosa, ma era legato a chi la possedeva. Il valore dipendeva da chi possedeva quella cosa. Una dimensione questa che non si è oggi estinta. Se si mette all'asta capo d'abbigliamento di Marilyn Monroe vale molto di più dello stesso capo di abbigliamento che si può vendere in un negozio, anche se è identico, no? Perché quello era di Marilyn Monroe. Allora, questo che cosa significa? Significa che lo scambio allora non avveniva sulla base del valore delle cose, ma sulla base della potenza del possessore. Questa dimensione è una dimensione feticistica che gli antichi chiamavano mana, lo spirito del possessore.
I mercanti che portavano le merci da una parte all'altra, e questo in tutto il mondo primitivo, perché abbiamo avuto questa ricerca antropologica durata per tutto l'Ottocento e anche nel Novecento, si è visto che il sistema era poi questo, dal Canada alle isole Tropri, dall'Asia orientale al Sud America. Era lo spirito del possessore, era la potenza di chi possedeva le cose che veniva commercializzata, più che il valore stesso delle cose. Tant'è che i mercanti, trasportando i beni, li lasciavano fuori dalla loro tenda durante il percorso, senza il timore che qualcuno li portasse via, e loro stessi si guardavano bene dal toccarlo per non essere contaminati dallo spirito del possessore. Questo tipo di scambio, che noi chiamiamo scambio simbolico, in gioco non c'è il valore oggettivo, abbiamo detto, del bene, ma la soggettività di chi lo possiede. Era uno scambio di soggettività, una visualizzazione, una contesa tra poteri, poteri soggettivi. Capitava che il capo di una comunità, convocasse il capo di un'altra tribù o di un'altra comunità e gli facesse dei doni sterminati. Poi diceva: adesso vediamo se tu sei in grado di ricambiare questi doni, e se quello era in grado di ricambiare e possibilmente maggiorandoli, restava un uomo libero e tutta la tribù sua restava libera. Se non era in grado, la tribù veniva acquisita da chi possedeva, da chi aveva fatto il dono, e la tribù perdente diventava schiava di quell'altra. Oppure un altro sistema era quello di chiamare il capo di una tribù e far vedere che colui che la convocava era in grado di ammazzare 20 schiavi, di affondare 10 vascelli, e se l'altro non era in grado di fare la stessa cosa, succedeva l'aggregazione della comunità perdente a quella vincente, e la comunità perdente finiva in schiavitù. Questo modello evidenzia che le cose non avevano valore in se stesse, ma avevano valore sulla base della capacità munifica di chi donava, oppure sulla capacità di distruzione di chi poteva permettersi questo tipo di distruzione di ricchezza. A questo sistema è stato dato un nome da parte degli antropologi, che si chiamava potlatch. Donazione totale o distruzione totale. I rapporti erano regolati dal dono, che non si poteva rifiutare perché era una sfida, dal controdono, e se il controdono equivaleva o superava il dono va bene, ma se non, questo non accadeva, succedeva la fine di una determinata comunità o tribù. Questa dimensione che noi chiamiamo scambio simbolico, perché non è misurato sul valore oggettivo delle cose, ma sulla potenza soggettiva dei proprietari, questo scambio simbolico non è terminato neppure oggi. Non so che vissuto voi avete quando qualcuno vi fa un regalo, io diffido sempre, nel senso che leggo in ogni regalo una qualche richiesta, o perlomeno una qualche sfida. Chiunque di noi, se riceve un regalo che va al di là della qualità della relazione, o rifiuta il regalo, ma sempre che sia maleducazione, oppure si mette in uno stato di allerta: che cosa vuole questo da me? Ecco, questa dimensione antropologica antica permane tuttora nelle nostre convenzioni, nello scambio dei doni. A un certo punto, soprattutto in epoca greco-romana, si è istituita una ratio. Una razza che cosa consiste? Passare da uno scambio sostanzialmente distruttivo o ipermunifico ad uno scambio razionale. Tu mi dai 5 capretti, io ti do un vitello. Rede razione, dammi l'equivalente. La parola ragione non nasce mica in filosofia, ma nasce in economia. La ragione è l'equivalenza negli scambi, dove la soggettività non conta più niente, la soggettività del possessore. Perché la soggettività è una dimensione irrazionale. Se voi volete vendere una casa della nonna, dove avete trascorso l'infanzia, fate un po' fatica a venderla, perché questa casa è carica di simbolismi, di memorie, di ricordi. E non ce la farete mai a venderla se al valore della casa aggiungete memorie, sentimenti e ricordi. A un certo punto dovete darla a un'agenzia, la quale riduce la vostra casa
a una sorta di somma di metri quadri, di esposizione, e a quel punto magari si riesce anche a venderla. Il mercato toglie la soggettività alle cose, toglie l'affettività, toglie i sentimenti. Il mercato valuta le cose in se stesse. Il mercato è ragionevole, il mercato è razionale. Max Weber scrive che il mercato è la forma più razionale raggiunta dall'economia rispetto alle forme precedenti, che sono state appunto il furto e il dono. Mi pare che Marco Guzzi parli di queste cose. Il furto e il dono erano appunto le figure antropologiche che antecedevano la condizione razionale. Cinque capretti, un vitello. Rede razione, dammi l'equivalente, misurato sull'oggettività del bene. Se non che un bene, ci avverte Marx, ha un valore d'uso che consiste nella sua capacità di soddisfare un bisogno. Se non che il mercato non si misura sui bisogni degli uomini. Pensa un po', l'abbiamo appena sentito, che i bisogni degli uomini sono ininfluenti nella gestione dei mercati. Il bene viene valutato non in base alla sua capacità di soddisfare un bisogno, un valore d'uso, ma la sua capacità di permutarsi con altri beni, valore di scambio. Questo cosa significa? Che se ho sete e voglio un bicchiere d'acqua, se acqua del rubinetto magari qui da noi la regalano, se invece sono in un deserto allora la devo pagare caramente, eppure soddisfa lo stesso bisogno il bicchiere d'acqua. Ma la sua permutabilità cambia. Il mercato gioca sulla permutabilità dei beni, non sulla sua capacità, non sulla loro capacità di soddisfare bisogni. Dal baratto, che è già una forma di mercato, una ratio, redderazione, si è passati al denaro. Il denaro diventa colui che riflette il valore oggettivo dei beni, delle merci. Quindi la soggettività è già sparita. Scambiare le merci è molto complicato perché le merci occupano spazio. Allora gli scambi avvengono attraverso quel mediatore che si chiama denaro. Aristotele dice che il denaro non può generare denaro, perché il denaro è il simbolo di un bene, ma non è un bene. In greco la parola denaro la parola greca è nomisma, da nomos, che vuol dire legge. Il denaro ha valore per legge, perché si conviene che abbia valore. Ma di per sé non è un bene, è il simbolo di un bene. E i greci, che sono stati, come dico sempre, il popolo più intelligente della terra, ha inventato anche il mito di Remida, che tutto quello che toccava diventava oro, ma poi finiva per morire di fame. I greci avevano già capito tutto. Nomisma, il denaro non può produrre denaro. Noi oggi siamo arrivati alla perversione, invece che la ricchezza si fa proprio sulla base del denaro, che non è un bene, ma è il simbolo di un bene, e con i simboli non si fa ricchezza, diceva Aristotele. Ma anche il cristianesimo dice la stessa cosa, perché noi leggiamo in Luca 14 l'espressione mutum date nil in desperantes, prestate il denaro senza attendervi la restituzione. E questo in perfetta coerenza con il dettato evangelico, no? Il dettato evangelico della carità. Ecco, provate a dirlo alle banche di prestare i mutui senza attendere le restituzioni, eppure le banche hanno tutti i nomi di santi, quasi San Paolo, a prestare i soldi ricevendo in cambio gli interessi. Hanno incominciato gli ebrei con una licenza papale da parte di Innocenzo III, il quale disse che gli ebrei devono già andare all'inferno perché sono deicidi, un peccato in più, un peccato in meno, non cambia granché. Poi, visto che questi si arricchivano notevolmente attraverso l'interesse del denaro che prestavano, si sono messi anche i cristiani a fare la stessa cosa. E sono nate le banche. Le banche. I quali vi fanno pagare il tempo. Voi avete bisogno di denaro oggi, glielo restituirete
tra un anno, due anni, dovete pagare il tempo che intercorre tra quando ve lo danno e quando lo restituite. Il tempo è denaro, la massima delle banche, il tempo è denaro, ma anche lo spazio è denaro, nel senso che in Italia meridionale i pomodori ve li vendono a pochi centesimi, ma portandoli in Lombardia costano di più. Spazio e tempo sono diventate denaro. Bene, in un contesto di questo genere, nel 1807 Hegel dice addirittura che persone sono solamente quelle che possiedono denaro, gli altri che non possiedono ricchezze sono semplicemente individui, anzi uso una frasetta un po' più pesante, polvere della storia. Perché sono persone, sono quelle che hanno denaro? Perché solo loro sono responsabili delle loro azioni, perché hanno la possibilità di essere punite attraverso la sottrazione del denaro. Se io ho denaro mi comporto bene, nel timore che se mi comportassi male possano portarmi via il denaro, ma chi non ha niente può permettersi anche di comportarsi male, che non ha niente da perdere, no? Però è interessante questa distinzione hegeliana. Persone sono solamente quelli che possiedono denaro, gli altri sono individui o, come lui dice, polvere della storia. Ma Hegel dice un'altra cosa, forse più interessante. Dice che quando un fenomeno aumenta quantitativamente, non abbiamo solo un aumento quantitativo di un fenomeno, ma abbiamo anche una variazione qualitativa del paesaggio. Se questa sera venisse un terremoto di un grado della scala Richter, non ce ne accorgiamo neanche. Se aumenta quantitativamente questo grado e ci fosse un terremoto di 9 gradi, abbiamo un cambiamento qualitativo del paesaggio. Questo teatro non c'è più e forse neanche noi. Allora, questo passaggio che la quantità determina la qualità è un passaggio fondamentale utilizzato da Marx a proposito appunto del denaro. Dice Marx: il denaro è un mezzo per soddisfare bisogni e produrre beni, ma se il denaro aumenta quantitativamente al punto da diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più un mezzo ma diventa il primo fine, per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre beni. Abbiamo cioè un capovolgimento dei mezzi in fini. Il denaro è un mezzo che ha come fine soddisfare i bisogni e produrre beni, ma se è la condizione universale per produrre qualsiasi bene, per soddisfare qualsiasi bisogno, allora non è più un mezzo, è un fine, che subordina a sé quelli che sarebbero i fini, subordina a sé la soddisfazione dei bisogni e subordina a sé la quantità di produzione dei beni. Perché voi capite che se ci sono troppi pomodori il prezzo cala, allora bisogna distruggerli in modo che ce ne siano pochi sul mercato e il prezzo salga. Benissimo, allora abbiamo quello che i filosofi chiamano eterogenesi dei fini, là dove i mezzi diventano i fini e quelli che erano i fini diventano i mezzi. Una volta che si è ottenuta questa inversione, che succede? Succede che se il denaro diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi cosa, la stessa politica viene subordinata alle sorti del denaro. Platone diceva che la politica è la tecnica regia, perché mentre le tecniche sanno come si fanno le cose, la politica sa e decide se e perché si devono fare. E quindi chiamava la politica basiliche tecne, tecnica regia. Oggi la politica non è più la tecnica regia, perché decide, per decidere, guarda l'economia, presieduta dall'egemonia del denaro. E allora a questo punto, nel momento in cui la politica per decidere guarda l'economia, tutti i governi, non solo quello di Monti, sono governi tecnici.
perché è la tecnica dell'economia a decidere la decisione politica. La politica non decide più niente. Che fanno i politici? Vanno in televisione per ricevere consenso. La politica collassa e diventa una configurazione di natura antropologica che raccoglie le passioni antropologiche degli uomini che vogliono che il mondo vada avanti come è sempre andato o vogliono che il mondo si rinnovi, ma al di fuori di questo niente, perché la decisione politica è condizionata dalla decisione economica. La decisione economica, l'economia, che è una forma alta di razionalità, perché come ci ha spiegato Cartesio, per decidere un prezzo sono sufficienti due assi cartesiani: da una parte c'è l'offerta, dall'altra c'è la domanda. Dove si incontra domanda e offerta, lì nasce il prezzo. Quindi l'economia è una forma razionale, ma non è la più alta tra le forme razionali. Non è la più alta per la semplice ragione che l'economia soffre ancora di una passione umana, che è la passione per il denaro. E ogni dimensione che interessa la soggettività, come appunto le passioni, inficia la razionalità del mercato, inficia la razionalità dell'economia. E infatti gradatamente l'unica speranza che abbiamo è che un'economia a sua volta non sia a sua volta il luogo ultimo della decisione, ma questo luogo ultimo si trasferisca alla tecnica. Già sta accadendo, gli investimenti economici avvengono sulla base delle ricerche tecnologiche. Quando diciamo se noi vogliamo competere con i cinesi dobbiamo migliorare le nostre capacità tecnologiche, dobbiamo innovare tecnologicamente, dobbiamo diventare competitivi su base tecnologica, stiamo dicendo che anche qui il momento decisionale, che è già passato dalla politica all'economia, passerà gradatamente dall'economia alla tecnica. Anche se al momento attuale la tecnica è ancora subordinata all'economia, perché per fare ricerche ci vogliono soldi, e poi perché diventa ausiliaria dell'economia, perché come abbiamo sentito da quella lettura, ormai il denaro si trasferisce attraverso l'informatica con la velocità della luce, al di là delle attività lavorative, produttive, semplicemente scambiando denaro con denaro. Siamo alla perversione, dove le cose sono semplicemente dei rappresentanti, delle rappresentazioni del denaro. Poi noi occidentali, che abbiamo instaurato questo sistema che si chiama capitalismo, c'è un altro nome, ogni anno dobbiamo crescere, no? Che cosa vi sentite dire dalla televisione? Che dobbiamo cominciare a incrementare la crescita, la crescita. Il PNUD, che è il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, crescita appunto, ci dice che noi occidentali, che siamo il 17% dell'umanità, per mantenere questo nostro livello di vita abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della Terra. E allora cosa succede? Succede che questo è stato possibile fino adesso perché i 4/5 dell'umanità viveva in condizioni preumane e noi potevamo vivere al nostro livello, ma man mano che queste condizioni preumane diventeranno umane, è chiaro che noi non possiamo più crescere, perché se siamo solo al 17% e questo tenore di vita implica l'utilizzo dell'80% delle risorse della Terra, il capitalismo non è esportabile. Non si può esportare il nostro tenore di vita. Siamo 7 miliardi e noi occidentali siamo solo 800 milioni. Chiamo occidentali gli europei e i nordamericani. E quindi la crescita è una bugia, una cosa che non può accadere se non riducendo gradatamente il nostro livello di vita. Ma poi il capitalismo come ci prevede a noi? Ci prevede non come uomini, non come esistenze, non come soggetti che hanno idee, ideali, progetti, aspirazioni, amori. Tutto questo non interessa al capitalismo.
capitalismo ci prevede come produttori e consumatori in un circolo vizioso pazzesco e contraddittorio, perché se non si consuma non si produce e se non si produce non ci sono gli stipendi per consumare. Ma questo siamo, no? Questo circolo vizioso che ci prevede solo in questa dimensione, esclusivamente in questa dimensione, è un circolo vizioso che viene continuamente alimentato. E qui io vedo una di quelle tracce concrete di quella dimensione che Nietzsche 130 anni fa aveva definito nichilismo. Le cose esistono all'unico scopo di essere consumate, cioè ridotte al niente. Il consumo delle cose, la loro riduzione al niente, non è la fine naturale delle cose, ma è il loro fine. Leggevo qualche mese fa un bel servizio di Repubblica in cui era descritto come quegli aggeggini che ci portiamo in tasca, telefonini, o che ci portiamo in treno, gli iPod e quelle cose lì, sono programmati per una vita di 4-5 anni, poi si autodistruggono. La distruzione è il fine, la riduzione delle cose a niente è il fine per mantenere la produzione. Ma anche senza arrivare a questi livelli è sufficiente che vi si rompa la lavatrice, chiamate il tecnico e gli dite quello che c'è qui, c'è da cambiare questa cosa, però guardi, le dico sinceramente, dice il tecnico, che costa, conviene comprare la nuova, tanto costa, cioè anche lì la programmazione a niente, a niente. Questa dimensione nichilistica, Nietzsche quando l'aveva annunciata nel 1888, dice mi capirete tra 50 anni, noi invece l'abbiamo capito dopo 130, con un po' di ritardo, ma lo stiamo toccando quotidianamente con mano. Ma poi c'è la moda, per cui cose che rivestono ancora una loro funzionalità non rivestono più un appeal sociale. Io che vado in giro con una macchina che ha 17 anni, non ho problemi di automobili, nel senso che non ho mai investito su quello scenario, però non sta tanto bene, giusto, no? Non sta tanto bene. La moda ti fa cambiare abiti ogni anno, la moda è il principio della distruzione. Quello che andava bene l'anno prima non va più bene l'anno dopo. E quindi il sistema della moda è un sistema catastrofico. Roland Barthes ha scritto un saggio molto interessante, molto bello, è anche un po' difficile per la verità, intitolato Il sistema della moda, dove questo principio nichilistico è essenziale al mondo della moda. Non è di moda, quindi qualcosa che funziona ancora diventa però socialmente inutilizzabile. Se non si producono... Se non si produce non si consuma, ma la produzione è arrivata ad una sofisticazione tale che non produce solo merci, ma pur di produrre, prima di produrre le merci bisogna produrre i bisogni. Anche i bisogni devono essere prodotti. E questi bisogni sono prodotti dalla pubblicità, che fa insorgere bisogni. Io qui ho portato un foglio con ci sono quattro righe del più grande pubblicitario degli ultimi tempi, un francese che ha lavorato tantissimo in America, ha fatto un quintale di soldi con le sue trovate pubblicitarie, a un certo punto colpito sulla via di Damasco, abbandona questo mestiere, scrive un libro pubblicato da Feltrinelli col titolo Euro 14,96, in cui dice... Sono un pubblicitario, ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda, quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Io vi drogo di novità e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità,
Perché la gente felice non consuma. Questo. Che il tempo è denaro, che lo spazio è denaro, che il circolo produzione e consumo non sta in piedi, che non si producono più solo beni ma anche bisogni, che complici di questo nichilismo per cui le cose sono ridotte alla loro distruzione, c'è la moda e c'è la pubblicità, ma soprattutto si cambiano le determinazioni antropologiche dell'uomo. Per esempio, la natura non è più percepita come un paesaggio, come un luogo da abitare. La natura è percepita sostanzialmente come materia prima. Come materia prima. E siccome Marx ha detto che la ricchezza è costituita, per esempio, vi faccio un esempio per farvi capire bene cosa vuol dire materia prima, ma Marx ha detto che la ricchezza è costituita da tre elementi, ma in questo sono d'accordo anche gli economisti liberistici. Marx cita Ricardo, che era un liberale, dice la ricchezza è fatta da tre cose, dal capitale, dal lavoro e dalle materie prime, e devono stare in equilibrio. Cosa succede? Prendiamo per esempio la Cina, dove sostanzialmente sono tutti schiavi, lavorano 7 giorni su 7, però fin quando tiene questo trattamento di semischiavitù, prima o poi bisognerà pensare a un miglioramento delle condizioni umane di chi lavora. Ma allora per questo, da buoni marxisti, perché 40 anni di marxismo ce l'hanno avuto, hanno imparato qualche cosa, perché il marxismo lo conoscono meglio i capitalisti dei comunisti, hanno studiato bene i capitalisti, soprattutto quelli americani. Allora cosa bisogna fare? Se dobbiamo elevare il costo della manodopera, dovremmo abbassare le materie prime. Mossa fondamentale, andiamo a conquistare l'Africa, piena di materie prime. Come? Mi riferiva il capo delle missioni cattoliche, missionario, in realtà un manager, quale ha studiato molto bene le condizioni, mi parlava della Nigeria e mi diceva che a Lagos arrivano 4 jumbo al giorno di carcerati cinesi, i quali per 5 anni lavorano gratis, quindi il costo della manodopera è zero e in questa maniera i cinesi vincono tutti gli appalti, anche contro americani, canadesi, belgi, francesi. Dopodiché questi cinesi non possono più ritornare in Cina, dopo che hanno lavorato 5 anni gratis, si sposano lì e nascono i negretti con gli occhi a mandorla, e però hanno capito la lezione marxista: se vuoi sollevare la condizione della manodopera, cosa che è successa da noi nel primo Novecento, noi tutto sommato, gli operai attraverso i sindacati, attraverso tutte le conquiste sociali, stanno meglio rispetto all'Ottocento dove erano sostanzialmente schiavi, però ti devi prendere le materie prime. Visto il nostro tenore di vita, la nostra dipendenza energetica, noi dovremo organizzarci per avere le condizioni per tenere il nostro sistema di vita allo stato attuale attraverso il controllo del mondo petrolifero, il mondo petrolifico. E allora che cosa succede a questo punto? Che se il petrolio non ce lo danno al prezzo che decidiamo noi, dovremo fare delle guerre. Non penso che la guerra in Iraq sia avvenuta per far fuori Saddam, è avvenuta perché c'era in questione il petrolio. E quindi noi siamo una civiltà che è in grado, fino a quando, di imporre la nostra legge dei prezzi attraverso le armi. Ecco, questa è una considerazione. Dunque, ho detto che è cambiata la percezione della terra. La terra è diventata materia prima. E chi è responsabile di questa dimensione? Beh, io penso che sia responsabile il cristianesimo, perché il cristianesimo ha stabilito che l'uomo è al vertice del creato, no? Nel Genesi sta scritto: dominerai sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sugli uccelli del cielo, dominerai. E questa dimensione del dominio è diventata la categoria portante dell'Occidente. Perché io sono convinto, perché l'Occidente è diventato scientifico e tecnico? Sotto l'input del dominerai,
la natura. I greci neanche sognarsi questa eventualità, perché per i greci l'uomo non è al vertice dell'universo, non è la creatura più nobile, ma al pari di tutte le creature nasce, cresce, genera e muore, perché il soggetto è la natura e gli uomini, al pari di tutti gli esseri viventi, segue lo stesso ritmo. La natura è caratterizzata da una sorta di crudeltà innocente che per conservare se stessa, la specie, ha bisogno della morte degli individui e della nascita di individui nuovi. Questa è la concezione greca dell'uomo, la dimensione quindi tragica del mondo greco. Bene, invece nella mentalità cristiana l'uomo è al vertice del creato, creato immagine e somiglianza di Dio. E non è un caso che la scienza, anche la scienza moderna, Cartese e Galileo, sia stata grandemente preparata dalla cultura monacale del 1100, 1200, 1300. Non è che nasce Galileo e inventa la scienza, e per Dio, c'erano già stati tutti i monaci che avevano messo tutte le premesse dell'accadimento scientifico, sulla base che la Terra è da dominare. E non è un caso che la tecnica si sia sviluppata in Occidente, proprio perché c'era questo input potentissimo nella antropologia dell'occidentale. Ma anche Kant, che formula una legge morale laica, non che Kant non credesse in Dio, credeva in Dio, e però voleva costruire una morale fondata esclusivamente sulla ragione, a prescindere dalle fedi, perché dice: siccome ciascuno crede in una cosa diversa, in una religione diversa, bisogna costruire una morale che prescinda dalle fedi, e quindi una morale come se Dio non fosse. E formula la morale, che qui non vi sto a spiegare come è fatta la sua morale, però c'è una frase che ne parla, la sintesi, in cui dice: l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. Mai successo. Però Kant lo sapeva che non sarebbe mai successo, però era comunque un'idea regolativa che doveva indirizzare la condotta degli uomini. Se ieri c'è stata la sciagura di questi immigrati sembra che siano uomini, no? E sono trattati come un fine, no? Un immigrato ha diritto di cittadinanza se diventa un mezzo di profitto. Solo per questo è accettato, non in quanto uomo. Quindi questa mentalità che l'uomo va trattato sempre come un fine è smentito. Tra parentesi, non pensiamo di essere molto diversi dagli immigrati, anche noi siamo trattati come uomini, o direbbe Hegel, come persone, alle sole condizioni che concorriamo al profitto attraverso il nostro lavoro. Non è quando uno va a lavorare realizza se stesso, realizza gli scopi dell'apparato di appartenenza. Quindi anche noi abbiamo una qualche similitudine con questa concezione che l'uomo è strumento, che l'uomo è merce, che si può mettere fuori dal circuito del lavoro e quindi della dignità umana, se non è più vantaggioso per l'apparato tenerlo o non tenerlo. Cioè, io queste cose vorrei che ci pensaste su davvero, eh? Non siamo in una condizione di umanesimo oggi. Il capitalismo ha disumanizzato radicalmente la concezione dell'uomo. Non è strumento al pari di tutte le altre cose. E Marx l'aveva denunciato bene questo fatto: capitale, materia prima, che sono cose, e lavoro. E loro sono uomini. Bene. Ma anche se si fosse realizzato l'impianto kantiano, l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo, oggi che la Terra è ridotta a materia prima, come diceva bene Heidegger, quando vedo un fiume, oggi noi pensiamo a energia elettrica, quando vedo un suolo pensiamo al sottosuolo, quando vedo una foresta pensiamo al legname. È cambiata la percezione della natura. Cosa si può fare di questa Terra? Non questa terra è la nostra dimora, il luogo della nostra abitazione, no? Ecco, in una situazione di questo genere
anche se si fosse realizzato il sogno kantiano, l'uomo va trattato sempre come un fine, ma come un mezzo, non tiene più. Perché la domanda che ci dobbiamo porre è: oggi l'aria, che non è un uomo, è un mezzo o è un fine a sua volta da salvaguardare? L'acqua, per cui ci scanneremo tra poco tempo, è un mezzo o è a sua volta un fine da salvaguardare? E gli animali, e le foreste, l'atmosfera, e la biosfera sono solo mezzi? No, ormai sono fini da salvaguardare. Ma abbiamo mai costruito un'etica che si faccia carico degli enti di natura? Mai. Tutte le etiche occidentali si sono limitate a regolare i conflitti tra gli uomini. E nessuno si è fatto carico degli enti di natura. Poi, col crollo del muro di Berlino, siamo entrati in un'epoca di globalizzazione. Noi diciamo globalizzazione, che è una parola neutra sostanzialmente, no? Vuol dire che siamo forse tutti fratelli sulla terra. No, globalizzazione significa che il capitalismo non ha più avuto antagonismi. Infatti Andreotti, pur nella sua mente un po' compromessa quanto ai suoi disegni, diceva opportunamente che l'Europa sarebbe crollata col crollo del muro di Berlino. Lo diceva anche Berlinguer, ma per un'altra ragione. Ebbene, che succede a questo punto? Con la globalizzazione il mercato è diventato un evento mondiale. E diventando un evento mondiale capiamo perché gli imprenditori preferiscono andare all'estero perché la manodopera costa meno, capiamo perché case editrici fanno una casa editrice fa stampare i libri in Cina, durante la navigazione li fa rilegare e quando arriva da noi li vende a 0,99. Facendo fuori tutte le collane economiche, buttando l'editoria in condizioni paurose. L'anno scorso i libri hanno perso il 50% delle loro vendite, se erano saggi, e il 30% se era narrativa. In ciò contribuisce anche il disastro della scuola, di chi non impara a leggere non leggerà mai, no? Comunque andiamo avanti nel nostro degrado. Ecco, arrivati a questo punto la globalizzazione non possiamo pensarla solo come globalizzazione delle merci, è ovvio che diventa anche globalizzazione degli uomini, tra l'altro non è neanche una novità, da sempre gli uomini hanno migrato, da sempre, dove c'è fame ti muovi. Noi adesso abbiamo gli esempi degli africani che vengono da noi e che però ce lo ricordavano le statistiche di oggi comunicate dalla televisione, che per esempio nei paesi del nord arrivano in numero decisamente maggiore, ma per via terra, senza creare drammi dal punto di vista di naufragi di massa come per noi, come è accaduto da noi. Cioè è chiaro che il mondo si sposta se le condizioni sono quelle della fame, sono quelle della violenza politica, sono quelle delle malattie incurabili. È chiaro, è sempre stato così. Anche noi 70 anni fa migravamo, no? E allora? Che facciamo? Facciamo delle leggi contro l'immigrazione. Immaginate che l'impero romano avesse fatto leggi contro i barbari. L'impero romano si era rivelato a un certo punto che nessuno più pagava le tasse, finché si è espanso, rapinava le terre che conquistava e manteneva gratis tutti i cittadini romani. Poi a un certo punto questi cittadini romani hanno infrollito i loro costumi e dopo hanno avuto bisogno di barbari per fare la canalizzazione idraulica, hanno avuto bisogno di barbari per fare l'esercito e 3 secoli dopo avevano un imperatore barbaro, Diocleziano. Quando io insegnavo storia e filosofia in un liceo, quando avevo 20 anni, leggevo la storia sotto profilo economico perché mi sembrava che quella fosse la macchina che spiegava tutto e mettevo in guardia i miei studenti dal ritenere che gli imperi crollavano per la corruzione dei costumi. Oggi sono assolutamente convinto che le civiltà crollano per la corruzione dei costumi.
Stelle sono stato invitato dalla Concommercio di Vicenza a parlare a questo Veneto poc'anzi rigoglioso che aveva una fabbrica in mezzo a famiglia, no? Ecco, la Concommercio, no, piccole e medie proprietà, con questi poveri vecchi che hanno dato tutta la loro vita per il lavoro, disperati, perché i loro figli vanno in Porsche e se ne fregano della continuità dell'attività. È la corruzione dei costumi questa. Va bene, andiamo avanti, senza deprimerci eccessivamente. Noi come occidentali con la globalizzazione ci siamo proposti di esportare i diritti umani, la democrazia, pensate un po', democrazia, non c'è mai stata in Occidente la democrazia, l'ha inventata Platone, però ha detto che non era immediatamente applicabile perché il popolo ateniese era troppo ignorante e quindi non c'era la possibilità di scegliere argomentando, ma solo facendosi sedurre dalla persuasione dei sofisti, i quali attraevano il consenso sulla base della mozione degli affetti, niente di nuovo sotto il sole. Benissimo, e allora lui stesso diceva che la società, la città doveva essere data ai migliori e la democrazia era impraticabile per un eccesso di incompetenza e di ignoranza. Poi abbiamo avuto l'impero romano che non era assolutamente democratico, non parliamo del Medioevo e del Sacro Romano Impero, tantomeno delle signorie dei principati. La rivoluzione francese ha enunciato égalité, liberté, fraternité, poi dopo è venuto subito Napoleone. Nel Novecento abbiamo avuto il nazismo, il fascismo e lo stalinismo. Non so quando è che c'è stata la democrazia. C'è stata la democrazia cristiana, ma la democrazia è un'altra storia. Ecco. Però resta sempre, come dicevo prima, un'idea regolativa, qualcosa verso cui bisogna attendere. E allora abbiamo pensato anche di esportare quella, perché vedete, nel linguaggio politico c'è una figura pazzesca, ben illustrata da un libro di Stanley, non mi ricordo più il nome di battesimo, il quale era un sudafricano, attualmente insegna a Oxford, che da bambino in Sudafrica, da una famiglia molto ricca, si spostava da una città all'altra, seguita da una schiera di tineri che portavano i bagagli, eccetera, e guardando fuori dalla sua stanza vedeva il povero nero che era lì tutto fuori, infreddolito. La mattina dopo chiede alla mamma: ma perché io dormivo in un letto e lui no? E la mamma diceva: Stanley è molto sensibile, troppo sensibile, e non rispondeva a questa domanda. Allora lui ha cominciato a pensare a questa configurazione e si chiedeva: ma mia mamma ha visto o non ha visto? E se ha visto, ha percepito le stesse cose che ho percepito io? Cioè è subentrata la categoria che dopo lui ha sviluppato e ne ha fatto una cattedra a Oxford, che è la categoria della negazione, del diniego, dove io dico di non vedere quel che vedo. Freud peraltro l'aveva già individuata, l'aveva chiamata Verneinung, questa dimensione. Lui diceva: c'è la emozione, brutto ricordo, inconsciamente ce lo si dimentica per continuare a vivere, c'è la repressione, lo ricordo, me lo ricordo, però non ci voglio pensare perché se no non riesco più ad andare avanti. Nel primo caso la coscienza non funziona, non esiste, l'emozione è un fatto automatico, la repressione invece è una decisione della coscienza. Poi c'è la negazione, che è tipica dei pazzi, dice, i quali non vedono quello che vedono, oppure vedono quello che non c'è. Bene, Stanley studia questa dimensione negazione che in Italia abbiamo anche chiamato diniego, e che è una caratteristica tipica dei politici quando devono configurare i loro crimini collettivi, per cui, non so, ad esempio, trasferimento di popolazione si chiama, quello che invece è semplicemente un sradicamento delle loro terre. Missione di pace, quelle che sono di fatto delle guerre, no? Ecco, e alla stessa maniera ci troviamo in un processo di falsificazione
per motivi nobili, per cui esportiamo la democrazia. Se non ce l'abbiamo ancora noi oggi, perché la democrazia non è eleggere i nostri rappresentanti, quello è un sistema tra i molti con cui si possono eleggere i governanti. Democrazia vuol dire avere una parità di opportunità e a partire da lì vediamo chi vince, ma queste opportunità bisogna darle per davvero. Bene, questa democrazia che esportiamo, i diritti umani che proclamiamo, e poi dopo, se c'è di mezzo il mercato, prendiamo la Cina, lì i diritti umani non ci sono, la democrazia tantomeno, però con i cinesi gli affari si fanno. Allora che cosa è che abbiamo esportato? Esclusivamente il mercato. E anche gli uomini sono diventati merce. Una volta che il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori, noi siamo in una condizione radicalmente perversa. E la domanda che io mi pongo è: i fini dell'economia sono anche i nostri fini? Non assistiamo oggi a un conflitto radicale tra le leggi economiche e il mondo della vita? Non è che il mondo della vita subordinato alle leggi economiche, quello che nella lettura che hai fatto opportuna all'inizio, che ha fatto la nostra attrice, chiamava le condizioni di noi poveri mortali, cioè il mondo della vita è realmente compromesso dalle leggi del mercato. Si può fare la rivoluzione? No, non si può fare la rivoluzione. Perché? Perché ce lo spiega bene Hegel. Ma dite un po', per esempio, non constatate, abbiamo fatto un po' di casino nel 68, all'infuori di quel degrado terrificante che erano le Brigate Rosse, ma per il resto era una piccola rivoluzioncella, no? Che ha emancipato un po' le donne, ha messo fuori l'università un po' i baroni, ne ha presi un po' in giro, abbiamo fatto un po' di cose così. Però, piccolo segno rivoluzionario, nel senso, non ci va bene il mondo come è fatto. Supponete che nel 1968, dove la rivoluzione l'ha fatto tutto sommato figli di borghesi, no? Che stavano abbastanza bene, supponete che allora avessero proposto ai giovani laureati 3 mesi di lavoro co-co-co, oppure a obiettivo, a progetto, chissà che rivoluzione ci sarebbe stata, perché allora era possibile, oggi invece vediamo che se si offrono 3 mesi di lavoro a qualcuno, quello ci va incondizionatamente e si benedice col gomito. Perché? Perché nel 68 che cosa c'era di diverso rispetto a oggi? C'era un bel teorema di Hegel. Hegel dice: tra servo e signore c'è un conflitto tra due volontà, la volontà del servo e la volontà del signore. E la rivoluzione si dà solo nel conflitto tra due volontà. Nel 68, simbolicamente, Agnelli e gli operai. Giusto? Vince uno, vince l'altro. Solo che oggi l'imprenditore, il datore di lavoro e l'operaio sono dalla stessa parte. E hanno come controparte il mercato. E con chi te la prendi quando te la devi prendere col mercato? Il mercato sono due assi cartesiani dove si incontra domanda e offerta e lì si stabilisce il prezzo. Il mercato è nessuno. È vero che la sapienza greca ci ha insegnato quello di sé, che nessuno è sempre il nome di qualcuno, ma questo qualcuno non si vede. E con chi te la prendi? Non c'è più il conflitto tra due volontà. C'è un sistema matematico e due volontà che diventano collaboratrici tra di loro nella disgrazia. Non è un caso oggi che sia Squinzi, sia la CGIL, a Camusso, si trovano d'accordo a chiedere la riduzione del cuneo fiscale. Come mai si trovano d'accordo? Quali qua i sindacati imprenditori sono d'accordo? Chi hanno come controparte? Nessuno che è il mercato. È il mercato, come se fosse una legge di natura. Ma stiamo scherzando? Marx diceva: non appena un bene diventa merce, bene si chiama bene se soddisfa un bisogno, si chiama merce non se soddisfa il bisogno, ma se si scambia con un altro bene, allora si rompe il rapporto organico uomo-natura e subentra il rapporto aberrante uomo-mercato. Oggi noi siamo nel rapporto aberrante uomo-mercato.
Bene, vediamo. Possiamo muoverci da questa situazione? No. No, perché... perché l'economia è entrata dentro di noi come una sorta di antropologia e ci ha abituato a quella forma di pensiero che Heidegger chiamava Denken als Rechnen, pensare come calcolare. Il nostro pensiero calcola, è un pensiero calcolante, e il pensiero calcolante è un pensiero che fa di conto. Noi sappiamo solo far di conto. Non so se ve l'ho già raccontato, ma mi ricordavo sempre un anno fa, forse ve l'ho già raccontato l'anno scorso, però ve lo ripeto adesso. Un anno fa ero su un treno e c'era una ragazza con un'arpa, la quale incombrava un po', insomma. Le arpe sono strumenti musicali che occupano spazio, non sapeva dove metterle, eccetera. Poi un signore che leggeva solo le 24 ore... gli ha lasciato un posto per mettere l'arpa, si è messo a parlare con lei, gli si è interessata del suo lavoro, della sua arte, e man mano che lei, ringraziando, si entusiasmava nel raccontare la bellezza e suonare l'arte, questo signore gli dice: ma mi tocca un'ultima curiosità, dov'è il business? Dov'è il business? Mente calcolante, denken als rechnen, pensiero come calcolo. L'economia è diventata la nostra antropologia e noi oggi sappiamo solo far di conto, diceva bene Heidegger. Sappiamo solo far di conto, non sappiamo più che cosa, capiamo che cos'è utile, dov'è il business. Non sappiamo più che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è santo, che cosa è buono, che cosa è bello. Cosa è utile? La stessa arte diventa arte quando entra nel mercato, perché se resta fuori resta semplicemente un'espressione dei miei sentimenti, della mia biografia, dei miei vissuti, delle mie pulsioni. Non è arte, è arte quando entra nel mercato. E allora il mercato diventa il generatore simbolico di tutti i valori. Questa è la perversione della nostra cultura, che si chiama cultura occidentale. Ma siccome un solo valore non è in grado di tenere aggregata una comunità, tantomeno una comunità di 800 milioni di persone quanti siamo noi occidentali, io sono assolutamente convinto che con questo unico valore l'Occidente tramonterà inevitabilmente. E questa profezia l'aveva fatta anche ancora Heidegger quando in Glasnost nel 1952, quando discuteva di tutte le materie prime, e diceva: ormai la natura è stata ridotta a materia prima, ricordate il fiume, l'energia elettrica, il suolo, il sottosuolo, eccetera. Poi aggiungeva: ma non siamo ancora arrivati al punto più significativo, dove l'uomo diventerà die wichtigste Rohstoff, la materia prima più importante. E qui non dobbiamo pensare solo agli espianti di organi, ma proprio l'utilizzo che si fa dell'umano come materia prima. Bene, nel 1952 scrive una frase potentissima che dice che inquietante non è il fatto che il mondo si risolva in un unico apparato tecnico, qui possiamo aggiungere anche economico, ma la cosa più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante, siamo al terzo livello, è che non disponiamo di un pensiero alternativo al pensiero calcolante, al pensiero che fa di conto. Ecco, fermiamoci qua.
facevo questo. Beh, dopo questa lezione di Umberto Galimberti, che dà spazio a, a tante domande, a tanti interrogativi, a tanti dubbi, apriamo il dibattito. Vi prego di fare delle domande brevi, in modo da dare la possibilità a tutti di poter intervenire a chi vuole. Raccogliamo prima 2-3 interventi e poi dopo il professor Galimberti risponderà. Chi apre? Il nostro sindaco. No, tantino pessimista stasera, però io la faccio molto semplice. In fondo oggi è il 4 ottobre, San Francesco, un'etica alternativa c'è. Ah sì, praticata da lui ma non da noi. Altre domande? Mettiamo il tempo di riflettere. Vedo una mano alzata. Catastrofismo, quindi insomma viene soltanto dalla distruzione di questo sistema, oppure ci sono magari degli spiragli attraverso i quali, non so, il bello, il gratuito possano, come dire, farsi spazio. E non lo so, perché lei sa che i filosofi non sono profeti, descrivono il mondo in modo tale da togliere le catarate che pensa di vivere in un mondo ottimistico, quando ormai questo ottimismo non è più praticabile, perché siamo entrati in età nichiliste, perché come diceva bene Nietzsche, l'ottimismo è una dimensione cristiana che ha sempre proiettato nel futuro la salvezza, ma così pensa anche la scienza, che ha proiettato nel futuro il progresso, così pensava anche Marx, un grande cristiano che pensa nel futuro la giustizia sociale, ma così pensava anche Freud, nonostante non fosse cristiano, che attraverso l'analisi sarebbe arrivato alla guarigione. Il futuro è sempre pensato come una promessa. I giovani cominciano a vederlo come una minaccia, per esempio, perché il nichilismo, Nietzsche lo connette alla morte di Dio, nel senso che a Dio erano appesi tutti i valori. Lui definisce il nichilismo in questa maniera, Nietzsche: manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è molto interessante, perché la storia è sempre andata avanti per svalutazione e rivalutazione di valori. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata da valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata intorno a valori di uguaglianza. Se non si fossero trasmutati i valori saremmo ancora all'epoca dei babilonesi, quindi che i valori si svalutino non è una cosa importante, sono discorsi sedili. I miei tempi, se avessi 20 anni ti andrebbero bene anche questi. Bene, detto questo, ha cambiato la figura del tempo, mentre per i greci il tempo era inverno, primavera, estate, autunno e poi tutto ricominciava, perché il soggetto era la natura e i cicli della natura erano il riferimento temporale dei greci, per cui i vecchi che avevano visto tanti cicli erano anche i sapienti che potevano insegnare ai giovani che ne avevano visti pochi. La tradizione nasce così. Per il cristianesimo invece il tempo viene pensato in modo lineare, non ciclico, dove alla fine si realizza quello che all'inizio era stato promesso. E questo che si realizza alla fine si chiama salvezza.
nella medicina si chiama salute, nella scienza si chiama progresso, nella sociologia si chiama giustizia sociale e via di seguito, dove il passato è male, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. Nella scienza il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Nella sociologia il passato è ingiustizia, il presente è riforma o rivoluzione secondo dei gusti, il futuro è giustizia sulla terra e via di seguito. Tutti cristiani in Occidente, anche gli atei sono cristiani. Infatti l'annuncio che Dio è morto, Nietzsche non glielo fa fare a un ateo, glielo fa fare a un folle. Quando voi avete la macchina in folle non andate da nessuna parte. E perché il folle? Perché lui dice ormai senza riferimento a Dio a cui erano agganciati tutti i valori, andiamo precipitando verso un infinito nulla. Non c'è più né un alto né un basso, una destra e una sinistra. Cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Ma per cosa c'entra Dio con il nichilismo? C'entra perché se guardiamo il Medioevo, dove l'arte era arte sacra, la letteratura parlava di inferno, purgatorio e paradiso, persino la donna era donna angelo, Dio c'è. Se io tolgo la parola Dio dal Medioevo non capisco niente di quell'epoca, ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo lo capisco ancora, lo capisco ancora. Se invece tolgo la parola denaro lo capisco ancora, no, non lo capisco più. Allora Dio è morto, non fa più mondo, non fa più mondo, e quindi tutto quello che con la morte di Dio anche la promessa salvifica viene meno. Il futuro come promessa, quando mi chiede gli spiragli, scusi se ho fatto questa lunga digressione, mi sta chiedendo uno sguardo sul futuro, ma questo futuro, se Dio è morto, non c'è più. Perché è stato il cristianesimo a investire sul futuro, non certamente i greci, per i quali non c'era futuro perché tutto ruotava intorno al ciclo stagionale. Noi sì, noi abbiamo un'antropologia che guarda il futuro. Ho cominciato questa conferenza dicendo guardatevi dalle parole della passività, spero, mi auguro, auspico, ma che sono tutte parole rivolte al futuro. Bene, il cristianesimo che ha immesso questa componente ottimistica, per cui noi siamo diventati, inutile far finta di essere umili, la civiltà più significativa della Terra rispetto alle altre, la più avanzata, grazie a questo. A questa dimensione antropologica, a questo vissuto antropologico che è la speranza del futuro. E se Dio è morto questa speranza non c'è più. Ora cosa succede? C'era per esempio, questo concetto è stato ben evidenziato da un teologo molto di destra, molto reazionario, ma anche molto lucido, che era Gianni Baget Bozzo, il quale dice sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo. E per converso sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente? No, perché il cristianesimo è innanzitutto speranza nel futuro. Ma se oggi le chiese sono diventate sepolcri, le tombe di Dio e nessuno più va in chiesa, se non c'è più una cultura religiosa che antropologicamente vede nel futuro una speranza, una prospettiva, e i giovani sono lì a testimoniarlo, no? Perché i giovani si comportano così? Perché guardano innanzi e chiudono gli occhi e allora vivono l'assoluto presente. Godiamo questa stagione di giovinezza e poi si vedrà. E allora in una condizione di questo tipo assistiamo proprio all'inclinatura, al creparsi, proprio far le crepe di questa cultura. Perché siamo stati cresciuti nell'ipotesi, se ti impegni, lavori, riesci a migliorare le tue condizioni di vita, migliori i tuoi padri, adesso questo non è più vero. Cioè il futuro non è più una promessa, come dice bene Benasayag in quel bel libro che titola L'epoca delle passioni tristi, il futuro è una minaccia, è imprevedibile. E quando il futuro è imprevedibile non retragisce come motivazione. Perché mi devo impegnare se davanti a me non c'è niente? Quando io mi sono laureato a giugno, ho fatto un concorso a ottobre, io a novembre ero in cattedra in un liceo. Se oggi uno si laurea in filosofia, l'unica cosa che deve pensare è che non insegnerà mai filosofia per tutta la sua vita. Allora perché deve studiare? Capito?
io non sono in grado di risparmiare. E poi dopo, quando pensiamo a spiragli o a speranze, sotteso c'è il concetto che se ci impegniamo evitiamo la catastrofe. Ma io non penso che le cose accadano così nella storia, le cose accadono sempre per necessità. E la necessità in cui ci troviamo di fronte è innanzitutto che noi dovremmo ridurre il nostro tenore di vita, non c'è dubbio, quello che Latouche dice circa la decrescita è un fatto, dovremmo decrescere. All'interno della decrescita potranno nascere nuovi valori, come potrebbero essere i valori che avevano i nostri nonni in termini di solidarietà, di aiuto reciproco quando si è poveri, ma anche lì la solidarietà è una virtù, no, non è una virtù, è la necessità della povertà. Io non credo alle virtù, credo alle necessità che generano qualche cosa che chiamiamo virtù. E poi c'è il problema enorme della migrazione, siamo solo all'inizio dell'immigrazione. Un'immigrazione povera e un'immigrazione mafiosa o ricca come quella dei cinesi e gradatamente vinceranno. Insomma, abbiamo dominato il mondo per secoli, forse è arrivato il tempo del tramonto. Occidente non vuol mica dire tramonto, anche in tedesco, Abendland, terra della sera, forse siamo arrivati alla nostra sera. Ma questo non ci deve rattristare, mi rattrista il fatto che non c'è più tutta quella bellezza culturale che l'Occidente ha creato. Oggi come oggi non potete più immaginare che nasca uno che si chiama Kant o che si chiama Beethoven. Non è possibile, no? Quindi l'Occidente è già finito nelle sue espressioni più alte. Chi sono oggi quelli che rappresentano l'Occidente? Sono le agenzie di rating? Chi sono? E allora è finito quello che è stato l'Occidente. È stato l'Occidente, è finito. E ci abbiamo verso la fine, in una condizione dei poveri mortali, come diceva quel testo che tu hai scelto, dove a pagare il conto saremo noi attraverso un progressivo impoverimento. Non sono stato, te lo dicevo a te, no, sono stato in Grecia all'Università di Salonicco e quando sono uscito, a parte che c'erano 10 negozi chiusi e uno aperto, in uno stato di depressione spaventosa, e in quelli aperti c'era il proprietario, giacca e cravatta, che sentendomi parlare in italiano, colui che mi aveva ospitato, diceva: per favore entrate, comprate una cosa qualsiasi. Finiremo come la Grecia? Sì, 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 senz'altro, inevitabilmente, se il regime, il valore di tutti i valori resta il denaro, perché noi non abbiamo denaro, abbiamo debiti, non denaro, non abbiamo denaro noi. E non sappiamo neanche utilizzare il denaro della comunità europea che ci dà. Hai detto prima economia tecnica, ma la politica oggi che ruolo ha? Televisione, ma in televisione la politica. Sono Gasparri, per esempio. Che disegno politico ha, per dirne uno, no? Non lo so, pensiamo alle persone. Cioè, la politica si è ridotta a un gioco, a una partita, come una partita di football, no? Destra e sinistra, ma qual è il disegno? Qual è il disegno? Quali sono le vocazioni della geografia italiana? Sono, mi pare che sono abbastanza evidenti. Sono i beni culturali, l'agricoltura e il turismo. Queste sono le vocazioni dell'Italia, no? Noi abbiamo fatto Gioia Tauro, abbiamo fatto Taranto, abbiamo fatto tutto il contrario di quello che si doveva fare. Come si fa ora l'acciaio a 40 gradi al sud? Come si fa? Cioè solo la follia può generare questi scenari. Bene, c'è un disegno nei nostri politici circa l'Italia. C'è un problema, c'è un disegno, guardando la geografia italiana, guardando le risorse potenziali che noi abbiamo, vedete che c'è un disegno dei politici, a partire da quel disegno ci sono delle decisioni. No! Che cosa sono i talk show politici? Sono delle guerre per bande che appassionano gli sportivi, chiamo sportivi quelli che stanno di qua o quelli che stanno di là,
e più uno le spara grosse, più diventa interessante. Quali sono i programmi di questi politici? Qual è la direzione? Oltre a ubbidire a quello che ci dice l'Europa, c'è qualcos'altro? No. E allora la politica è finita. Già non è più il luogo della decisione perché guarda l'economia per decidere. L'economia la dice Bruxelles. Non pensiamo poi di uscire dall'euro, che sarebbe una catastrofe micidiale. Ormai siamo in una gabbia con dei politici sostanzialmente incapaci di decidere. Perché non hanno un disegno, non hanno una visione, non hanno mai pensato che cos'è l'Italia. Si sono solo divisi e controproposti. Altre domande? Ma c'era una mano alzata lassù. Comunque, il primo che ti capita. Buonasera, la mia più che altro è una curiosità. Lei prima ha indicato le nazioni che fanno parte dell'Occidente nell'Europa e negli Stati Uniti. Un paese invece come il Giappone, che io credo abbia un tenore di vita alto, dove credo ci sia comunque il capitalismo, lei lo ritiene una sorta di succursale dell'Occidente in Asia? O il Giappone ha qualcosa che noi non abbiamo e che a noi sfugge? I giapponesi certamente appartengono al sistema capitalistico, non c'è dubbio. Non c'è alcun dubbio. Dopodiché, se appartengono all'Occidente, direi di no, perché l'antropologia del giapponese è così radicalmente diversa da noi occidentali che la differenza tra la vita di un giapponese e la vita un po' schiavistica dei cinesi non ci vedo tanta differenza. La differenza è che i giapponesi scelgono questo stato di schiavitù, mentre i cinesi lo subiscono, ma è uguale come con l'identificazione col lavoro, per cui il lavoro dà loro identità, l'identità gli viene solamente dall'appartenenza, dall'orgoglio dell'appartenenza, non hanno un'identità che prescinde dall'apparato di appartenenza. E poi con gli arrivi di lavoro, con case piccolissime e con una qualità di lavoro molto strenuante, mi ricordo ancora negli anni 90 che ero a Treviso con psichiatri giapponesi a discutere un enigma che era la morte istantanea sul posto di lavoro, che ha un nome in giapponese, adesso sono passati 20 anni, mi ricordo più questo nome. Morte istantanea sul posto di lavoro, che non è infarto, che non è classificabile, ma questo ci dice appunto che non sono occidentali perché noi quel tipo di antropologia non ce l'abbiamo, lo sono dal punto di vista economico, certamente. Guarda, c'è una mano alzata da su. Sporare il microfono. Volevo sapere perché uscire dall'euro sarebbe una catastrofe. Ormai me l'hanno spiegato in mille salse, sì, gli economisti un po' avveduti. Ma tecnicamente perché? Io non glielo so dire da economista, però tendenzialmente vado a pensare, visto che torniamo alla lira, abbiamo una svalutazione del 50% subito, immediatamente, perché poi noi le materie prime le dobbiamo comprare in dollari o in euro, e con la nostra diretta non siamo più, possiamo sì certamente svalutare, oltre alla svalutazione immediata che ci farebbero i mercati, il 50%, già ne abbiamo ricevuta una 10 anni fa con l'ingresso nell'euro, dove una è diventato due, no? 1.000 lire sono diventati 50 centesimi e dopo ne avremo un'altra catastrofica appena usciamo dall'euro. E infatti anche la Grecia, pur nelle sue condizioni disperate, ha fatto di tutto per non uscire, no? E poi la seconda cosa è che per concorrere sui mercati dovremmo fare un'ulteriore svalutazione, come abbiamo fatto in tutti i tempi degli anni 80 e 90, dovremmo di nuovo svalutare per diventare competitivi.
Già adesso regaliamo le nostre maggiori aziende senza neanche farci pagare, prenda la Telecom o l'Italia o l'Inter, allora cioè, è ormai impossibile questa uscita. Siamo entrati in una gabbia e questa gabbia tutto sommato ci fa sopravvivere per alcuni anni. Il problema grosso sarebbe che l'Europa diventasse davvero un'unità politica. Ma siamo in grado, noi che siamo l'antropologia che stabilisce la differenza mondiale, il mondo che cosa parla? Parla inglese, spagnolo, francese, no? Per tutta la nostra storia di colonialismo inteso come imprinting che abbiamo dato delle differenze, noi siamo il principio delle differenze, siamo francesi, italiani, spagnoli, tedeschi, inglesi e con questo abbiamo segnato il mondo. Può il principio della differenza diventare un'unità? Tutto sommato gli Stati Uniti hanno due lingue, l'inglese e lo spagnolo, noi ne abbiamo 27 e se non si parla come si fa a sentirci simili? Adesso i giovani sono un pochino più avanti di noi perché più o meno balbettano l'inglese. Io e i miei laureati dicevo sempre, va bene che la laurea non conta granché, impara l'inglese come l'italiano, che allora avrei delle chance. Adesso sembra che neanche più l'inglese sia significativo e se vuoi trovare un lavoro significativo devi saper parlare cinese o russo, perché lì ci sono ancora materie prime, capito? Noi siamo una terra ormai esausta e allora non vedo questa possibilità di uscire dall'euro. Sì, certo, sarebbe un gran tripudio di liberazione da una catena, ma la paghiamo subito, il giorno dopo, senza neanche aspettare granché. Volevo chiedere al professore che opinione ha del popolo italiano. L'ha già detto Dante e Leopardi. Ai serve Italia, eh? Non siamo diventati un popolo per ragioni molto elementari. Primo, non siamo arrivati ancora a livello di cittadini. Oppure questo livello è stato raggiunto dalle altre nazioni. Cosa vuol dire essere cittadini? Vuol dire che i nostri legami sono ancora legami primitivi di sangue, non di cittadinanza. La mafia si organizza per famiglie, il sangue. E quindi è l'anticittadinanza per eccellenza, ma la mafia è solamente la figura emblematica dei comportamenti medi di ciascuno di noi, perché anche noi, non avendo ancora raggiunto il livello di cittadinanza, procediamo per ragioni di sangue, che metaforicamente, dico sangue, significa conoscenze. Io ti conosco, quello è il figlio di, quello è il cugino di, e vincono i concorsi questi altri, si assume questi invece di quest'altro. Non c'è cittadinanza, non c'è meritocrazia, funziona ancora il principio della parentela, ben descritto da Levi-Strauss quando studiava le tribù primitive. Noi non siamo ancora cittadini, siamo parenti. Primo. Secondo, abbiamo avuto la cultura cristiana e la presenza massiccia della Chiesa, non abbiamo avuto il protestantesimo, non è che mi interessi molto essere cattolico protestante, perché sono così lontano da quei mondi dove si crede nel mistero che non mi entusiasma né uno né l'altro, però devo dire che il cattolicesimo ha creato una falsa coscienza attraverso quella categoria superlodata da noi che si chiama perdono. Cioè tu compi una colpa e quell'altro ti deve perdonare. Ma stiamo scherzando? Cioè anche la televisione è disposta a perdonare. Ma che significa perdonare? Vuol dire cancellare? Questo ha creato una falsa coscienza per cui alla domenica nelle prediche, quando si andava a messa, si sentivano le regole della buona vita cristiana e al sabato si perdonavano le deroghe. È così come si forma una coscienza. E quando Papa Francesco nella lettera a Scalfari ha detto che lui ritiene che saranno accettati dalla misericordia di Dio anche coloro che seguono la propria coscienza, ha sfiorato un principio protestante, perché per i protestanti che non hanno preti che li assolvono, non c'è la confessione, il perdono, la colpa è una colpa che ti porti per tutta la vita e ci fai i conti. Solo questo ti redime. Kierkegaard ha scritto queste cose stupende, no? Quando parlava della ferita nel fianco,
La colpa non te la può perdonare nessuno. Noi abbiamo quindi creato una doppia coscienza. Conosciamo le regole e facciamo le deroghe. Quando facciamo le deroghe siamo addirittura furbi, siamo bravi. E così dentro di noi c'è sempre qualcuno che ci perdona, qualcuno che ci assolve. Anche questa figura della misericordia, lasciamola a Dio. Ma non facciamo che il perdono e la misericordia cancellino la colpa. La colpa è incancellabile. E questo in base anche a un principio fondamentale della teologia cristiana. Factum infectum fieri non potest neque Deus. Neppure Dio può far sì che non sia fatto qualcosa che è stato fatto. L'hai fatto, te lo tieni e vai con tutta la vita. Punto. E cominciamo a reagire. Quindi siamo parenti e non siamo cittadini. Abbiamo una doppia coscienza alimentata dalla cultura cristiana. Terzo, abbiamo avuto come stato sempre lo straniero noi, perché siamo stati in terra di invasioni barbariche. L'ultima guerra abbiamo vinto con Giulio Cesare, poi per il resto ci abbiamo neanche provato, no? Anche l'unità d'Italia l'hanno fatta i francesi d'accordo con gli inglesi, perché gli serviva uno stato nazionale, ma mica abbiamo vinto noi queste guerre di indipendenza, dai, al di là dell'enfasi, soprattutto la seconda e la terza. Orbene, che succede a questo punto? Che siccome lo Stato è lo straniero, per forza lo Stato è il nemico, questo l'abbiamo introiettato. Perché non si pagano le tasse? Perché lo Stato è un nemico, punto. Basterebbe che tutti pagassimo le tasse, che finalmente si possano passare le tasse. Quando io vado a farmi tagliare questi pochi capelli qui in testa, la barba, c'è il mio barbiere che non mi fa mai la ricevuta, però tutto il tempo che parlo con i clienti, ah, in Italia non paga nessuno le tasse, tutta la ricevuta non la e io credo che lui faccia un discorso vero quando è incazzato perché nessuno paga le tasse, ma quando arriva alla cassa lui non pensa di fare una cosa fuori posto, ormai siamo dissociati noi, perché lo Stato è il nemico. E allora mandiamo il nostro. Buonasera professore, io buonasera a tutti, io sono, mi chiamo Senfaya, sono un nuovo cittadino italiano, cioè un anziano però un nuovo cittadino italiano. Lei vive, se non erro, a Milano, a pochi chilometri dalla Svizzera, ha fatto esempio di Giappone, ma c'è anche Svizzera praticamente, ma dico Svizzera come il metodo politico, cioè come il sistema politico, cioè dove un cittadino conta, dove nei piccoli comuni, ma anche nei comuni fino a 10-15 mila abitanti, i cittadini si riuniscono nella piazza, discutono, propongono, decidono e immediatamente va in funzione quello che hanno deciso, cioè hanno il potere di revoca degli eletti se non si comportano bene. E quindi ecco cosa dice della Svizzera, cioè ha concluso giustamente che la crisi non è una crisi economica, è una crisi politica. Ecco, allora qual è la soluzione per questa crisi politica che stiamo vivendo in Italia? Grazie. La soluzione non la so, però posso dire che la Svizzera in fondo cosa ha fatto nella storia? Cioccolato, orologi. No, per dirla proprio chiara, poi è diventato il luogo dell'evasione mondiale e non mi parlo per esempio per nulla. Per nulla. Poi che la Svizzera per decidere qualcosa raduni i suoi 15.000 abitanti del paese, va benissimo, solo che la Svizzera non è l'Italia, noi siamo 60 milioni, perché possiamo riunire, non c'è neanche le piazze per fare queste cose qua. Come quando si cita la Danimarca come paese d'eccellenza, ma stiamo scherzando, noi sono 5 milioni, noi siamo 60, e poi, non lo so, a 65 anni Danimarca esce dal sistema sanitario nazionale, perché sei vecchio, non basta così, se vogliamo imitare la Danimarca, ci sono dei luoghi comuni che funzionano acriticamente, io un genero danese queste cose le so, limitatamente a Danimarca. Per quanto riguarda la Svizzera, io abito vicino alla Svizzera, ma non sono mai andato in Svizzera perché non mi piace, è un clima freddo.
Buonasera. Salve. Senta, le volevo dire, io purtroppo sul discorso dell'euro non sono d'accordo. Secondo me noi, se uscissimo dall'euro, avremmo più possibilità di, insomma, di migliorare le nostre condizioni, perché comunque in sostanza noi siamo diventati con un debito pubblico che si è ingigantito in una maniera incredibile, che non riusciamo più a controllare. Riavendo la nostra moneta potremmo, secondo me, sì, però anche perché poi comunque adesso lei però non cita i poteri forti che ci sono in Europa, perché la BCE alla fine è un insieme di banche di privati, giusto? Appunto, ho detto che il passaggio fondamentale sarebbe che l'Europa non diventi solo un sistema bancario, ma diventi un sistema politico, cioè che si faccia gli Stati Uniti d'Europa. Attenzione però, circa questa domanda dell'euro, io a mio parere gliel'ho detto, adesso verranno dopo di me degli economisti e glielo spiegheranno meglio con più competenza. Io ho questa sensazione che il giorno che torniamo alla lira, se torniamo a lunedì, martedì abbiamo una svalutazione del 50% e il lunedì successivo dovremo svalutare un altro 25% perché non riusciamo a comprare le materie prime che in Italia non abbiamo, compreso il petrolio. Punto. Comunque c'è un bellissimo video. Dopo saremo sovrani dalla miseria. Sì, c'è un bellissimo video di Giacinto Uiti, non si può conoscere, il mio professore, del 2001, che dice: l'euro di chi è? È un video di un'ora che spiega tutte le cose che sarebbero successe fuori e poi sono tutte verificate. Verificate perché c'è l'euro, perché non c'è un'unione politica. Prego, prego. Il punto fondamentale è che non abbiamo parlato affatto di dove si va a cominciare per ribaltare tutto. Perché il mondo è controllato da una cupola, non è un'elite, sono i delinquenti della finanza. Bravo. Che comandano. E quindi non solo comandano così, in modo diretto, ma in modo nascosto, di fatto hanno il controllo di tutti i giornali del mondo. I principali giornali del mondo sono tutti in mano dalla finanza. Allora, se uno ha i media, ha il potere. Lei diceva prima, i nostri politici non hanno nulla da proporre, vero? Se si tardassero a proporre, sarebbero fulminati. Loro devono eseguire come marionette quello che la finanza detta. Guardate quel fantoccio di Renzi. Chi ha preso l'ambiziosino come consulente? Gente della finanza. Lui è a braccetto con questi e gli è pompato tutti i giorni dalla stampa, dai media. Tutti i giorni Renzi è lì. Sembra che senza Renzi non si viva in Italia. Quindi se uno osa opporsi è fritto. Guardiamo in America. Allora, Clinton al secondo mandato, quando sotto la spinta della Hillary ha deciso di fare qualcosa per la sanità, gli ha messo subito la Monica sotto il subito, e lui era immobilizzato, non poteva fare niente, perché un presidente degli Stati Uniti che è al secondo mandato può fare quello che vuole teoricamente in base alla Costituzione, però non lo fa perché comunque è messo in crisi, oppure è ammazzato come i Kennedy. Bene. Allora, io penso, no, se lei fa riferimento ai giornali, stia tranquillo che tra 5 anni non ci sono più. No, non ci sono più perché c'è un mondo economico, non sta in piedi più i giornali. È finita la storia dei giornali, la carta stampata è finita la storia dei libri. E basta, quindi che siano finanziati i giornali e che i giornali facciano opinione. Il mio Edicolante dice che i giornali li compro quelli che hanno 50 anni in poi, i giovani non comprano i giornali e i giornali sono tutto sommato il futuro che verrà, giusto? Quindi, primo, secondo, poi il ragionamento che si fa in questi scenari, sono d'accordo anch'io quando prima ho detto che la politica per decidere guarda l'economia e quindi i politici sono gli esecutori,
dei fattori economici, e i fattori economici sono a loro volta quel mercato che nessuno, abbiamo detto, Maurizio ci ha insegnato che nessuno è sempre il nome di qualcuno, ma questo qualcuno è evidente, no? Non è evidente, non è noto, non, chi sono questi signori? Ma probabilmente poi questi signori non sarà un signore, saranno tanti. Poi c'è l'informatica che ha consentito una velocizzazione del trasferimento del denaro pazzesca, e l'informatica è diventata una grande alleata della finanza. Allora, già la finanza produce denaro con denaro senza occuparsi dei beni, l'informatica velocizza gli scambi, batte con cosa vada giù, si compra subito, va su, si vende, tutto quel gioco lì con la velocità della luce. Avete capito che noi ci muoviamo in un contesto, come potremmo dire, oltre antropologico, dove la tecnica finanziaria e informatica è al di sopra delle nostre teste. Abbiamo pensato qualcosa per questo? Vogliamo distruggere i telefonini, i computer, queste robe qui? Questa sarebbe una forma di luttismo che si potrebbe anche praticare, tutto sommato. Gli hacker ogni tanto mi divertono quando fanno le loro incursioni, salvo quando me lo fanno il mio computer. Ma per il resto, cioè, capisce che noi ci muoviamo in un contesto dove non troviamo le forme di lotta, semplicemente quella dell'imprecazione dovuta al fatto che diventiamo gradatamente più poveri. Ma non abbiamo armi. Non abbiamo armi. Era bello il tempo della rivoluzione, quando almeno avevi il nemico davanti. Nemico, insomma, l'avversario, quello che si vuole. Adesso chi è? È questo ignoto che sta di fronte, questo sistema che sta di sopra di noi. Informatica e finanza associati. Buonasera, professore. Lei in parte ha già risposto. Lei ha fatto un'esposizione generale abbastanza negativa, la quale io in buona parte condivido, però le chiedo cosa possiamo fare noi mortali per poter cambiare questa situazione, se c'è qualcosa che possiamo fare. Grazie. Noi mortali possiamo morire nel modo più meno doloroso. Non è l'esposizione negativa, è la realtà negativa, è la realtà, l'esposizione produce una realtà. Non so, noi siamo alla vigilia di una grande dimensione, che sarà quella migratoria, che non è che accada nel giro di 4-5 anni, e quella migratoria cambierà la figura e la forma dell'Occidente, rendendolo più povero, cambiando le etnie. No? Una volta, solo 10 anni fa, i musulmani in Italia erano 800.000, adesso sono 2 milioni, no? Parlavo ieri sempre a Vicenza con una maestra che ha in una classe di 30 ragazzi, ne ha 18 stranieri, ciascuno con una lingua diversa, nessuno dei quali sa l'italiano, e quindi gradatamente il mondo sarà loro. Il mondo sarà loro, punto. E noi vediamo di morire per me rapidamente, quindi sono abbastanza tranquillo. Ma per chi ha speranze, poi siete cristiani, avrete anche delle speranze ultraterrene, no? Dico solo. Salve, io volevo fare una domanda riguardo l'Europa. Allora, qua. Ma vi devo fare? No, non mi alzo, grazie. Penso che mi senta lo stesso. No, volevo fare una domanda riguardo l'Europa, no? Visto che l'Europa dal punto di vista economico, finanziario e con il problema dell'euro che ci ha svalutato, eccetera, l'unica salvezza potrebbe essere quella che abbiamo detto prima, l'unione politica. Quindi questi benedetti Stati Uniti d'Europa. La cosa che io non riesco a capire assolutamente, perché non c'è la volontà di farlo. Se lei ha capito qualcosa più di me, mi fa piacere di dirmelo, grazie. Perché l'unione politica la può fare quando c'è una unione antropologica.
abbiamo dei buoni rapporti noi con i tedeschi, parliamo con i tedeschi, no, perché non riusciamo neanche a intenderci, no? Ci piacciono gli inglesi, non tanto perché sono freddi e rigorosi quando lavorano e dalle 5 in poi si ubriacano, un'altra forma di costume di vita, riusciamo a parlare con loro. Noi europei siamo il luogo della differenza, ci sono 27 lingue, come facciamo a comunicare? Perché noi stessi che siamo italiani e parliamo la stessa lingua, come facciamo a mettere insieme un leghista bergamasco con un siciliano? Non ce la facciamo neanche noi, facciamo fatica, no? E allora, come per me, quando abbiamo fatto l'Unità d'Italia, e non so più, mi pare che ora mi ha detto adesso bisogna fare gli italiani, sono passati 150 anni, non ci siamo ancora riusciti, come facciamo a pensare che in tempi brevi noi possiamo sentirci europei? Probabilmente ci riusciranno non i giovani di oggi, non i loro figli, ma i loro nipoti, nel senso che questi parleranno tutti quanti l'inglese, posto che l'inglese sia ancora una lingua significativa in Europa, e quindi comincerà un giro di comunicazione. Dobbiamo far cadere dei pregiudizi pazzeschi,